Platone con Maschetti i suoi dialoghi, usando le due forme di arte da allora, la tragedia e la commedia, dialetticamente trasformate, così come Dostoevsky esprime concetti di una profondità straordinaria con il romanzo. Allora, la cultura in questo modo. Ho avuto, direi, degli avversari terribili, ma direi, ma veramente forti. Ma il grande Untersteiner mi aveva avvisato, mi aveva detto: se tu fossi un asinello cattolico in cattedra non ti capirebbe niente, ma siccome hai molta testa, chissà cosa ti capita. Ecco, e così dunque si è poi verificato. Ma attenti bene, la risposta che ho dato a volte e continuo a dare: tu, essendo cattolico, non puoi essere, mi dicevo, del 68 uno scienziato, perché condizioni la tua scienza con la tua convinzione. E la mia risposta è stata: senti, io ho un dogma solo, che Dio sia un altro uomo. Tu ne hai 40 e non te ne rendi conto. Non solo, ma con una frase di San Paolo, ho risposto, vedi, avevo uno stomaco capace di mangiare molti cibi e di distinguere questi e di trarre da tutto quello che è nutritivo. Ecco, e allora direi la mia convinzione è proprio questa. Siccome io lavoro all'uomo un'intelligenza, e quando l'intelligenza è grande, anche se ha molta ganga dei filoni d'oro, il mio compito è trovare i filoni d'oro dappertutto, e qualunque sia vero. E per esempio, vi dico un particolare, in Nietzsche, dove trovo cose orrende, trovo filoni d'oro. E come è grandissimo, per esempio, la sua lotta con Socrate fa capire Socrate benissimo, cioè non riusciva a disfarsene, però doveva disfarsene. Tutta la sua vita l'ha passata in questo modo. Una lotta feroce, perché Socrate, diceva lui, ha rovinato la Grecia introducendo il concetto e superando la tragedia. E nella tragedia produce la verità vera, e quindi ha aperto la porta della scienza, che è la rovina del mondo dell'uomo. Questa è l'idea di Nietzsche. Ma ripeto, torno a dire, in tutti i grandi pensatori io ho questo scopo: far capire il filone d'oro che contiene. Un, due cose solo, come mai sei riuscito ad avere questo successo lavorando con Antisi, che era l'antitesi teoretico, non crede alla metafisica, eccetera, eccetera. L'amore è molto semplice: abbiamo fatto un'opera con lo stesso metodo. Compito di uno che fa una storia del pensiero non è di dire se l'autore ha ragione o ha torto, questo lo direi dopo e a parte, ma farlo capire. In che modo? Io ti devo far capire che cosa ha detto l'autore, perché lo ha detto, anche qualche volta con citazioni, come lo ha detto. Dopo posso casomai dire ha ragione o ha torto, ma è un'altra cosa questa. Capiscilo per quello che è stato, ha voluto dire e ha detto e come lo ha detto. E un altro abbiamo messo in evidenza: un grande pensatore apre nuove strade, ma nel momento in cui apre le nuove strade ne chiude delle altre. Per cui automaticamente quello che dice quel grande pensatore va proprio ripensato in base a quello che ha chiuso. E in questo modo ci hanno detto in Russia, dove la traduzione ha avuto molto successo, anche perché la moglie di Gorbaciov lo raccomandava a tutti, professoressa di filosofia, a tutti i suoi, ci hanno detto: vi ammiriamo perché non avete scritto quale parte avete fatto, ha fatto una e quell'altra. Comprendiamo che Popper l'ha fatto lui, Platone l'ha fatto reale, ma in molti capitoli non riusciamo a capire, l'ha fatto reale o l'ha fatto Antiteri? Perché il modo con cui l'abbiamo fatto, quel criterio che si chiama ermeneutico, è quello veramente vincente. Io voglio concludere ringraziando tutti i miei colleghi, dicendo proprio e ribadendo che qui al San Raffaele mi sono trovato nel posto migliore, e qualche poco fa Don Verdelli mi ha detto: guarda che voglio che tu duri ancora altri 80 anni e che continui a insegnare, certamente, perché sono, direi proprio, credo che l'università mette in atto quello che mette in atto la medicina. Un giorno, senza dire il mio nome, sono andato a farmi visitare, eccetera, eccetera, e sono stato trattato benissimo. E
E solo alla fine ho detto il mio nome. Ah, ma lei non ce l'ha detto prima. Quando poi l'ho detto a Don Bertè, mi ha detto: guardi che noi trattiamo tutti così. E io gli ho risposto: guardi che io sono dato senza dire il mio nome. E quindi ho visto come dalla anticamera fino alla fine sono stato trattato, e cioè noi non curiamo il malato e basta, ma un uomo malato. E quindi ho trovato il capovolgimento di un modo di fare medicina tedesco che ho imparato da Gadamer, che guardate, è terribile. Certe cliniche, quando tu entri, ti tolgono il nome e ti danno un numero e dicono che è molto scientifico solo se io ti curo senza sapere chi sei, cioè eliminandoti nell'aspetto uomo. Tu sei portatore di un male. Ecco, Gadamer dice: secondo quelli che hanno fatto questo, credo di essere scienziati di avanguardia. E invece sono il contrario. E qui Sanno Paini, che mettendo questo in medicina, lo mette in atto anche nel suo insegnamento, cioè il rapporto personale con gli allievi, che in sostanza la cosa più bella è che Platone insegnava: far filosofia è colloquiare avvicinandosi anima con anima. Questa è la filosofia completa, la più completa che si possa immaginare. Grazie a tutti.